Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepareremo dei gustosissimi fagottini alle zucchine con un ripieno super speciale. Questi piccoli fagottini sono incredibilmente semplici e veloci da preparare. Sono come delle piccole torte di verdure individuali realizzate con un ripieno veramente super saporito ma leggero, preparato con macinato magro di manzo, cavolo verza, porri e salsa di soia. Pronti per questa meraviglia? E poi sono così gratificanti da preparare e non c'è assolutamente nulla di complicato nel farli. Quindi, senza ulteriori indugi, passiamo alla videoricetta passo passo. Prendi una zucchina e affettala sottilmente con una mandolina. Griglia leggermente le fette di zucchina da entrambi i lati, in modo da renderle morbide e lavorabili. Non devono cuocere troppo, basta anche un minuto per lato. Ora togliele dalla griglia e mettile da parte. Aggiungi il porro affettato in pentola, ora il cavolo cappuccio affettato. Versa un goccio d'acqua. Copri e lascia appassire il tutto a fiamma media. Mescola ogni tanto e non appena le verdure si saranno ammorbidite e non ci sarà più acqua sul fondo, aggiungi un pizzico di sale per far asciugare bene il tutto. Mescola, poi spegni la fiamma e metti da parte. Metti il macinato magro di manzo in una boule. Aggiungi l'aglio schiacciato. Lo zenzero grattugiato. Due cucchiai di salsa di soia. Mescola il tutto con una spatola. Metti il porro e il cavolo verza precedentemente cotti nel mixer. Aggiungi il macinato condito e frulla il tutto per creare un composto ben amalgamato. Spegni e versa il tutto in una boule. Per preparare i fagottini, sistema una fetta di zucchine verticalmente, poi una croce sopra la prima, la terza a fianco della prima, l'ultima a fianco della seconda, facendola passare sotto la prima. Rivediamo. Sistemo la prima verticalmente, sistemo la seconda croce sul lato basso rispetto alla prima, la terza verticalmente, l'ultima orizzontalmente e la faccio passare sotto la prima. Ecco fatto! Prendo uno scoop di macinato, lo modello brevemente con le mani, lo posiziono al centro del fagottino, sollevo i lembi di zucchina alternandoli, prima quello in basso, ne salto uno e ripiego il terzo. Ne salto uno e ripiego il quinto, ne salto uno e ripiego il settimo. Poi ripiego tutti gli altri. Rivediamo. Inserisco la polpetta al centro del fagottino. Sollevo il lembo in basso, ne salto uno, sollevo il terzo, ne salto uno, sollevo il quinto, ne salto uno, sollevo l'ultimo. Poi ripiego tutti gli altri. Ecco fatto! In forno i fagottini a 200 gradi per 15 minuti e i tuoi fagottini di zucchine ripieni di macinato sono pronti! Non sono una ricetta super veloce e super gustosa, il ripieno super saporito ma leggero sono certa ti stupirà.
Piccolo appunto sulla cottura: noterai che negli ultimi 5 minuti di cottura i fagottini tenderanno a rilasciare un po' di liquido nella teglia. È normale, tranquilli, basterà asciugare il liquido in eccesso con della carta assorbente e il gioco è fatto. Se ti è piaciuta questa video ricetta, condividila con tutti i tuoi amici e se ti va un bel pollicione all'insù, ci vediamo alla prossima video ricetta.